Vi potrà sembrare incredibile. Buongiorno a tutti, sono Franco Lalino sulla Terra, sono qua al parco Bari Guidi, Curitiba, e come avevo detto nel video precedente, qua c'è la leggenda che ci siano i coccodrilli, ed è vero, adesso ne ho trovato uno. Eccolo qua! Vabbè, questo è un pupazzo, è una statua, la statua del coccodrillo. Però ci sono anche quelli veri, bisogna stare attenti. Questo è finto, questo è fatto in cemento. Però ci sono i coccodrilli veri. Io devo trovare la tabella che dice di fare attenzione perché nel parco ci sono i coccodrilli. E la troverò. Ricordo che c'era questo avviso. Fare attenzione perché in epoca antica era stato. Qua c'erano. Sono stati lasciati alcuni coccodrilli che erano stati tenuti in cattività e loro si sono ambientati, si sono moltiplicati e c'è il coccodrillo qua da qualche parte. Opa. Biciclette, biciclette, stiamo attenti alle biciclette. Adesso andrò là dove ci sono i capibara, anche se li ho già fatti vedere i capibara in un altro video, qua in questo parco naturalmente. Visto che il capibara è un roditore che comunque è a cui piace tantissimo, un animale a cui piace vivere nell'acqua, nuota benissimo. Quindi qua con tutto questo spazio a disposizione era chiaro che ci sarebbero anche loro ambientati qua. Là ce n'è un gruppetto, ci sono tantissime persone che stanno andando là a vederli da vicino. Ci vado anch'io. C'è qualche turista che mi guarda in zostorto perché forse sente che sto parlando un'altra lingua. Vabbè, andiamo avanti. Si va, bellissimo qua. Camminare nel parco Bari Guidi a piedi nudi. Se sapevo tanto io, ma come le portavo le scarpe, perché mi stanno dando un fastidio terribile da tenere in mano. Vabbè, pazienza. Siccome per arrivare qua sono venuto a piedi, partito a piedi da casa e si deve camminare in mezzo alla strada, insomma. Non vorrei essere arrestato per vagabondaggio e sembrare troppo ma perché qua non c'è sto problema, perché purtroppo di senza tetto ce ne sono fin troppi qua, quindi non credo le persone si preoccuperebbero con me. Vabbè, diciamo che non mi andava di andare a piedi nudi sull'asfalto, come sempre. L'asfalto non è il più bel posto per camminare a piedi nudi. Qua sull'erbetta ci sto bene, ma poi è tranquillo perché, come dicevo, non ci sono rovi, non ci sono sassi, è un verde curato, non è il verde selvatico che piace a me, non è quel verde, quell'ambiente dove la natura regna. Qua la natura è tenuta sotto controllo dall'azione dell'uomo. È giusto, perché comunque qua è una zona dove tanti turisti vengono a passare la giornata con le famiglie, quindi è giusto che sia curato. Vediamo qua, ci sono un sacco di persone. Tanta gente. E ci sono le capibara con i cuccioli. Vedi che si chiamano? Sono carinissimi i cucciolini di capibara. Io non vorrei spaventarli, ma ci devo andare vicino. Vediamo là se si vedono. Eccoli là. Vediamo. Io non voglio disturbare le foto degli altri. Qua si sta sprofondando un po'. Qua la terra cede un po' perché siamo quasi a livello dell'acqua. Ci sono i cuccioli, vediamo se si riesce a vedere. C'è una famiglia, due adulti e un quattro cucciolotti. I cucciolotti di capibara. Tutti vogliono fare foto, tutti chiedono silenzio, ma io non mi posso. I cucciolotti si stanno facendo il bagno di sole, come anche i genitori, credo siano i genitori, e c'è tanta gente che sta facendo foto. Io vorrei avvicinarmi di più, ma finirei col mettermici davanti. Qui ci deve essere il nido. Wow.
uova nel nido e l'uccellino non lascia il nido. L'uccellino difende il nido e poi sono in tre, quindi si aiutano fra di loro, non è che sono solo i due genitori a proteggere il nido. Gli uccellini fanno un fronte unico di difesa e fanno un gran chiasso, un gran fracasso. Chi se gli erba? Vabbè, basta. Non disturbiamoli, va, non è giusto. Cioè, sono belli da vedere, io non avrò mai cattive intenzioni contro un animaletto di questi, però va, non è neanche giusto disturbarli tanto. Un nido con tre uova. Prima ne ho visto un altro con due uova, ho fatto vedere un altro video. Adesso questo qua. E le capibara tranquille che non si incomodano affatto di essere così le protagoniste di un sacco di foto fatte da tutti i turisti che vengono qua. Turisti e abitanti comunque della città qua. Qua è, il posto è bello, oggi la giornata è bella. Era prevista pioggia, ma per fortuna non è venuta. E quindi le persone stanno approfittando e io pure. Ok, questo è il secondo video, le capibara e i chero chero, il nome di quegli uccellini. Io continuo a farmi il mio giretto perché comunque qua il parco è grande, c'è un percorso ad anello che fa tutto il giro ed è quello che farò io. E faccio tutto il giro e torno a casa perché comunque ho promesso che non sarei stato via tanto, perché comunque qua uscire da soli c'è sempre quella paura. Io forse sono troppo ingenuo, ma non lo so, diciamo che ancora mi fido della gente. E vabbè, vi saluto, Franco l'Aleno sulla terra. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.